Buonasera a tutti. Oggi vi presenterò una delle grandi macchine del metodo Pilates, la Postural Wall 2.0, nata dalla collaborazione tra Zen Studio Pilates e Body and Exercise. Questa grande macchina si presenta una volta chiusa con un ingombro minimo di circa 20 cm dal muro, quindi risulta molto compatta. È quindi l'ideale per tutti gli studi che hanno la necessità all'interno del proprio spazio di lavorare sia con il mat work, quindi sia con la forma a terra con il tappetino, sia con il protocollo delle grandi macchine. Come potete vedere, il nostro materassino presenta delle linee e delle lettere. Questi sono dei punti di riferimento che saranno utilissimi sia per l'istruttore durante le correzioni, sia per l'allievo per identificare subito i punti di appoggio, mani, ginocchia, piedi o semplicemente nella posizione da supino. Per fare un esempio, una volta che la persona è sdraiata sul materassino, vedete che la lettera A corrisponde esattamente più o meno alle spalle, la lettera B al bacino, la lettera C alle ginocchia e la lettera D alle caviglie. In questo modo l'istruttore con la visuale dall'alto può identificare subito se l'allievo è sdraiato in maniera simmetrica oppure ci sono delle anomalie. La correzione sarà molto più semplice e soprattutto più veloce. Come vi dicevo, poi saranno utilissimi questi punti di riferimento quando lavoreremo da una parte o dall'altra rispetto al materassino per avere la sicurezza di appoggiare i punti di appoggio, che siano le mani, le ginocchia o semplicemente i glutei, nello stesso punto da ambo i lati. Quindi basterà ricordarsi la lettera per fare l'esercizio esattamente simmetrico dalla distanza di trazione della molla. La nostra Postural Wall 2.0 presenta quattro diverse trasformazioni. Si può trasformare in altezza Cadillac, altezza Reform, altezza Mat work, quindi completamente appoggiata a terra. In più c'è una quarta trasformazione che è il piano inclinato. Il piano inclinato sarà utilissimo per variare tutti quelli che sono i protocolli di lavoro delle grandi macchine, portando l'allievo in una situazione ovviamente più difficile da gestire, visto che la forza di gravità non preme più in maniera omogenea, ma premerà in punti diversi del corpo in base alla persona se avrà la testa in alto o la testa verso il basso. Andiamo subito a vedere cosa nasconde il nostro piano di lavoro. Una volta sollevato il materassino, come potete vedere, a muro avete tutta la strumentazione della Cadillac. Abbiamo quindi le spring, le molle di diversa concentrazione elastica per garantire sempre un lavoro vario ai nostri allievi. Abbiamo la push through bar, ideale per quando faremo ad esempio i teaser, o il push through front, quindi tutto il lavoro di allungamento della catena posteriore. Avete poi altri optional aggiunti che si utilizzeranno tantissimo per il protocollo del lavoro del mat work. Avete quindi il wood pole, utilissimo ad esempio nel rollover per portare le mani dietro e avere un punto d'appoggio per sentire il dorsale che stabilizza la catena superiore, mentre il mio addome fa tutto il movimento di snocciolata. Lateralmente avete poi l'altro bastone che ci servirà ad esempio per roll down e roll up, che verrà collegato al posto delle cinghie alle stesse molle. Le molle hanno poi la particolarità di scorrere, quindi abbiamo diverse altezze di lavoro. Anche qua sulla slitta di lavoro avete i numeri per identificare subito qual è l'altezza giusta per l'allievo, in modo che la molla non lavori mai con un angolo, chiamiamolo strozzato, ma una volta che abbiamo posizionato l'allievo, che sia in decubito laterale, che sia sdraiato, che sia da prono, basterà solo identificare l'altezza giusta di partenza della molla per lavorare sempre con la molla con un angolo di 90 gradi. Qui è dove la molla sprigiona la sua massima forza, soprattutto nella fase di ritorno. Nel Pilates la fase eccentrica, la fase di ritorno è fondamentale perché non dovremo mai lasciarci tirare dalla molla, ma dovremo sempre trattenere il peso. Quindi l'idea non è di farsi vincere dalla molla, ma è di contrastare il carico. It's the star.